Io credo una cosa nella vita. Credo che arrivare vicino a prendere qualcosa, esserci insomma lì, conta solo a bocce. Però credo che io personalmente un like me lo possa meritare. Perché questa è la cifra che ho offerto in un'asta durata 8 ore. Quello che ho offerto con tutti gli organi che sono qua, in questo tavolino, sono proprio qui. Dopo che qualche cristiano ha usato rilanciare questa offerta per Cristiano Ronaldo. Avevo 238 crediti rimasti. Cristiano Ronaldo, preso a 215, mi costringeva a schierare un attacco a una sola punta. Ok che è il giocatore più forte del mondo, ok che è il pentapallone d'oro, ma io restavo con 23 crediti per 5 giocatori. Se ti va bene, prendi Ciano e Ciofani. Perdonatemi, però vi chiedo umilmente un like, almeno per averci provato. Oh, vai, vanculo. Airway, è il tuo momento. Airway, hai fatto 212, fai 215. Fammi fare un discorso motivazionale. Alessio, se tu adesso lasci Cristiano Ronaldo, potresti puntare tanti giocatori. Però tra 10 anni non potresti dire che quando il miglior giocatore al mondo insieme a Messi è venuto in Italia, tu lo avevi in squadra. Quindi conviene perdere, ma restare nella storia o vincere con Higuaín. La decisione è presa, lo sta scrivendo. 215. Lasci! Da forfè! E allora 15. Sono rimasti solo Total Fred e Airway. 16. Il reset sarai mio. Hai rilanciato? Ma ha rilanciato? No, non mi sembra. Non ho offerto niente e non avrò intenzione di farlo. Fred è tuo, Cristiano Ronaldo. Sì. Non volevo Ronaldo. Vaffanculo Total Fred. Questo me lo devo dire. Che vi devo dire? È andato. CR7 è andato. Facciamocene una ragione. Scusate se vi parlo un pochino così assonnato, un pochino così depresso, ma abbiamo finito alle 4:30. È andato via Cristiano Ronaldo. Ci sono stato a un punto, a un credito. Ero lì. Quando ho detto 215, Brogna ha foldato. E invece Fred ha rilanciato. E magari con 217 mi veniva dietro. Quindi questo non lo posso sapere. Ditemi le vostre formazioni del fantacalcio, per Dio. Davvero, se l'avete fatto in 6, in 4, in 5, scrivetelo. Ma voglio vedere la vostra rosa. Voglio tornare a essere felice guardando la vostra rosa. Non la mia, perché personalmente gli do un 5,5. Non perché sono pessimista, come Sequelf. Lo ringrazio per avermi ospitato in quella live memorabile. La prima live di YouTube per Cristiano Ronaldo. Epica, perché insomma 113.000 visualizzazioni a fine live. Picchi di 5.000 spettatori alle 3 di notte. Davvero, vi ringraziamo di cuore. Detto questo, adesso vi dico la mia formazione, perché sto parlando tanto ma non vi ho detto ancora niente. Quindi cerchiamo di andare rapidi. 26 crediti spesi per tutti e tre i portieri, quindi avete già capito, niente Roma, niente Inter, niente Napoli, niente Milan e niente Juve in porta. Sirigu a 18, Cragno a 7, quindi Torino, Napoli, Torino Juventus, Torino Milan, Torino Inter, Torino Lazio. Se ho dei problemi e non me la sento, posso puntare tranquillamente a un Cragno che magari con il Cagliari se la può vedere con quelle 7-8 squadre che non dovrebbero creare troppi problemi. Sono portieri ottimi, fanno grandissime parate, pararigori, quindi il loro voto quando non prendono gol la maggior parte delle volte si impenna. Terzo portiere, Sportiello a 1. Non si sa mai, oh, ci fosse Cagliari-Napoli, Torino-Juventus, Sportiello magari gioca in Frosinone. Inter, no, Frosinone e Empoli magari mi va di culo. Adesso vi dico semplicemente chi ho preso in difesa senza dirvi quanto ho speso per questi giocatori qua. Perché secondo me, a fine elenco, qualcuno potrebbe pensare: quanto cazzo hai speso per la difesa? Fermi. I difensori sono questi: De Vrij, Manolas, Benassia, Berezinski, Goulam, Mario Rui, Radu, Dix, quello del Bologna. Per tutti questi ho speso 81. Potevo spendere anche un goccino meno, perché evidentemente mi potevo anche accontentare di un Berezinski, Goulam, Benassia titolari, no, De Vrij, Manolas, Benassia, Radu, Dix sono riserve che giocheranno sempre. Goulam, Mario addirittura in coppa. Ho speso 81 per tutti questi. Ero uno di quelli che aveva speso meno di tutti. Quindi siamo alla perfezione, ragazzi. Andiamo col centrocampo. Mi parte la depressione. Se io vi dico il giocatore più forte del mio centrocampo, molti ridono.
Anche se vi ricordo che siamo in un fantacalcio a 10. Il giocatore più forte del mio centrocampo, per la modica cifra di 50 crediti, è Josip Ilicic. Ilicic 50. Ilicic 50. Tanto, tantissimo. Altro centrocampista, Boateng 31. È un falso 9? Io non credo, perché insomma Babacar, tutte le altre punte del Sassuolo dove le metti? Le vendi adesso, le fai partire tutte quante e insomma Boateng, secondo me, se gioca lo metti a centrocampo. Non male, non male. Giaccherini a 20, anche lui con la partenza insomma di Castro e di Inglese, secondo me con Birsa potrebbero giocare quasi sempre titolari tutti e due, perché fanno molto molto bene, non come l'anno scorso che se giocava uno non giocava l'altro, preso a 20 crediti. Quindi Ilicic, Boateng, Giaccherini, De Paul 23. 4-2-3-1 credo l'Udinese, non gioca da trequartista quindi da esterno destro, rigorista come di fatto Ilicic. Non male. Sapete qual è poi l'altro centrocampista per cui forse io ho speso davvero troppo? Ciciretti. Allora, per molti Ciciretti è il giocatore del Parma che tra tutti insieme a Inglese appena preso può rendere 18. Però è arrivato Caramo nel Parma, è arrivato Bialini. Gioca Ciciretti, ragazzi, me lo scrivete. Gioca Ciciretti. 18 crediti, 18. E poi Romulo a 9. Rigorista. Al Verona li tirava, nel Genoa ci sono piedi più buoni. Poli a 3, titolarissimo del Bologna, neanche un mediano, è un interno, qualche cosa lo può fare al Bologna, qualche cosa, qualche assist, i gol li faceva, eh. Hanno riso tutti all'asta, però vabbè, me ne rendo conto, di certo non stiamo parlando di Milinkovic Savic preso a 70 le buste, 72. Viviani tira le punizioni, Viviani a 1 della spalla. Quindi Viviani, Poli, Romulo, De Paul, Ciciretti, Giaccherini, Boateng, Ilicic. Non ci sono top player, quello è il problema, ragazzi. Non ci sono centrocampisti di squadre più forti dell'Atalanta. 155 la spesa, crediti rimasti 238. 238 crediti. Con questo centrocampo potevo usare 217 per Ronaldo? Dovevo farlo. Rimpianto enorme, lo sapete perché? Perché io 214 crediti li ho spesi per due giocatori. Non sono prime punte. Non è Immobile, non è Icardi, non è Higuain, non è Dzeko. Ho speso 214 crediti per Iago Falche più Dybala. Iago Falche titolare, Dybala titolare, ok quello che vi pare, ma... ottimi giocatori, Iago Falche non ripeterà però secondo me la scorsa stagione. Ottimo, 3-5-2, ma lo dico, da quando è arrivato Mazzarri, Iago Falche non è quello che era prima. Prima segnava, faceva assist. Con l'arrivo di Mazzarri nel 3-5-2 l'ho visto un pochino diverso, ho visto prendere delle insufficienze. Era fine stagione il Torino, insomma, aveva fatto quello che doveva fare, non aveva più molti obiettivi. Però, ma, insomma, era molto più decisivo con l'altro allenatore. Dybala 163, titolarissimo, sì, ok, è titolare Dybala, va bene, farà assist. Perché Ronaldo se segna e se so che comunque quel giocatore lì i gol li fa, qualcuno gliela passerà la palla, eh. Dybala l'anno scorso tirava i rigori. Dybala era quello che faceva un po' il cazzo che gli pareva, cioè, in mezzo al campo, nella prima parte di stagione. Vinceva le partite da solo. 163 per Dybala. Ci stanno? Quando è stato preso Insigne a 79? Non lo so, non lo so. Insigne a 79 è un regalo, ragazzi. Io 163 Dybala, quindi, ragazzi, rimasto con 24 crediti per 4 giocatori. Con Ronaldo sarei rimasto con 23 con 5. Non è che si è cambiato molto, eh. E poi ho preso 4 giocatori che... Aiutatemi a fare il 3-4-3, eh. Palacio a 3. Palacio non gioca, ragazzi. Che cazzato ho fatto? Devo prendere piuttosto un falcinello, una prima punta. Palacio non gioca neanche da titolare. Anche se mi sembra strano, vedendo Santander in panchina destro, con Corsolini, dici nel 3-5-2 perché non gioca Palacio? Che Palacio, Dio santo, l'anno scorso ha fatto benissimo, ha aiutato tutta la squadra, ha giocato anche da prima punta in assenza di destro, che era veramente una cosa vergognosa, visto che ce l'avevo io al Fanta. Preso a 3. Mi è sembrato un suicidio, ma l'ho preso. Poi ho preso una coppia, perché comunque quando tu prendi Iago Falche, Dybala e Palacio non sei sicuro del posto. E allora prendi la coppia della spalla. Ma in questa coppia della spalla non figura il nome di Mirko Antenucci. Figura il nome di... Dico prima l'altro. Paloschi e di... Petagna. Petagna e Paloschi. Coppia d'attacco della spalla. Olè. Ultimo e Sharawi a 12. Non titolare,
c'è Perotti, c'è Kluivert, c'è Yunda. Ne vogliono prendere un altro. Cioè, se non parte Perotti io sono morto, morto, morto. Cioè, tenterò di metterlo in campo e Shaarawy, rischierò molte volte. Comunque se io rischio e Shaarawy, se Dybala magari non mi gioca, da due cambi, poi non posso più rischiare. Posso dire che ho un centrocampo abbastanza sicuro della presenza, perché ripeto, Ilicic, Boateng, Giaccherini, Ciciretti, De Paul, Romulo, Poli, Viviani, minchia, sono tante squadre, tutte quelle di mezza classifica, abbastanza buoni come nomi, ma voglio dire. E invece in attacco Iago Falk e Dybala, il tridente potrebbe essere uno tra Paloschi e Petagna per avere la sicurezza fissa, ma si sta parlando della Spagna. E Shaarawy nella Roma lo rischierò sicuramente, sperando che lo facciano giocare. Magari Shaarawy in questo momento è dato un attimino più favorito nelle gerarchie rispetto a Kluivert, e magari Shaarawy mi gioca la Champions, quindi è un po' un così. Il vostro voto alla mia rosa del fantacalcio da 1 a 10, sono curioso. Chi vivrà vedrà, sicuramente ragazzi non pretendete che una squadra del genere possa vincere il fantacalcio, non è per gufarla ragazzi, ma io dal centrocampo in su, l'unico giocatore delle prime squadre che finiranno tra le prime 6 posizioni, parlandoci chiaro, insomma quelle di Milano, quelle di Roma, il Napoli e la Juve, c'è solo Dybala. C'è solo il del Shaarawy, sì, poca roba. Poi il resto è tutto Torino, Atalanta, Sassuolo, Chievo, Parma, Udinese, Bologna, Spal, squadrine. Con tutto rispetto, bella. Pff, quegli impianti, che schifo!